L'Argentario è un luogo ricco di fascino, spettacolare e molto particolare. Il carattere di questi luoghi è dato dalla coesistenza di elementi diversi fra di loro che sono armonizzati in un connubio molto interessante. Troviamo le abitazioni abbarbicate sulle pendici del monte, circondate in genere da aree più umanizzate, da vigne, da oliveti, da elementi arborei introdotti dall'uomo nel corso dei secoli, il tutto però inserito in un contesto selvaggio della tipica macchia mediterranea. La coesistenza di questi elementi così diversi crea il carattere del luogo ed è un carattere di cui noi dobbiamo tenere conto in maniera attenta quando ci approcciamo alla progettazione di un giardino in questi luoghi. Il nostro lavoro progettuale quindi dovrà prima di tutto basarsi su un attento studio delle caratteristiche specifiche del luogo in cui andremo a realizzare il giardino. L'esposizione, le viste che si aprono avanti ai nostri occhi, l'esposizione ai venti marini oltre che al sole e il contesto che ci circonda. Daremo quindi vita a giardini che riflettono la stessa coesistenza di elementi così disparati che vediamo nell'ambiente circostante, nel paesaggio che ci circonda. Per cui ad elementi più formali, chiaramente frutto del nostro lavoro, andremo ad accostare elementi più naturali, a fungere da filtro fra il giardino e il paesaggio. Si tratterà quindi di giardini che hanno un fil rouge, cioè un elemento che li contraddistingue, li caratterizza, ovvero l'aderenza a questo contesto, ma che saranno sempre diversi l'uno dall'altro, perché ogni scorcio e ogni luogo è diverso dall'altro.